con Alessandro Stellino, direttore artistico della 63esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 5 al 13 novembre 2022. Ben trovato. Buongiorno. Spieghiamo cos'è per chi non conoscesse questo storico festival. È il festival più antico in Europa di cinema documentario e sicuramente il più importante in Italia. Lo testimonia proprio il fatto che siamo giunti alla 63esima edizione, essendo un festival fondato nel 59, e nessun altro festival di cinema documentario in Europa può vantare questa longevità. Come si caratterizza questa edizione? È un'edizione molto ricca, abbiamo 100 film in programma nelle varie sezioni. C'è un'attenzione molto forte alle tematiche ambientali, proprio a partire anche dal film d'apertura. È un film intitolato Everything Will Change, diretto da Martin Persiel e prodotto da Wim Wenders, che è un esempio molto originale di opera che riesce a mescolare insieme cinema di fantascienza e approccio documentario. Si tratta di un film ambientato infatti nel 2054, dove il nostro pianeta è stravolto da un punto di vista climatico, ma in generale dalla dimensione in cui dopo 30 anni sono andate a cambiare tante cose del nostro vivere, e alcuni ragazzi scoprono che però c'è un passato in cui la terra era verdeggiante, le specie animali erano tante, la flora era ricca e le risorse erano tante. Ecco, attraverso questo viaggio nel tempo che viene compiuto con l'ausilio del documentario, il regista ha realizzato un'opera unica che abbiamo scelto di posizionare come fin d'apertura della nostra manifestazione. Com'è strutturata nei giorni in cui si svolge? Andiamo a partire con un weekend molto ricco, quello del sabato 5 e domenica 6 novembre. Nella settimana successiva il programma sarà molto denso perché saremo su più sale, sempre principalmente la compagnia di Via Cavour a Firenze, ma poi anche lo Stensen, lo Spazio Alfieri, le Burate, e in ciascuna di queste location ci saranno proiezioni. Si intrecceranno tutte le varie sezioni del festival, da quelle competitive legate alle opere internazionali e nazionali, alla sezione sull'ambiente di cui parlavo, alla sezione dedicata ai documentari musicali, a quella per il cinema per i più giovani, Popoli for Kids and Teens, a una bellissima sezione retrospettiva curata da Alina Marazzi, la documentarista sul cinema delle donne, e poi gli omaggi ai grandi registi. In particolare è importante segnalare che saranno a Firenze i fratelli Dardenne per un'ampia retrospettiva del loro lavoro, una master punta la mattina di venerdì 11, e la presentazione in prima nazionale del loro nuovo film presentato a Cannes lo scorso maggio. È prevista anche la presenza di autori e autrici programmati? Saranno tantissimi, a cominciare proprio dal primo weekend. Tutti i film del concorso partecipano con la presenza dei loro registi che introdurranno i film e parteciperanno ai dibattiti. Ci sono appunto i fratelli Dardenne, ci sono altri ospiti di omaggi che abbiamo organizzato per Pierre-Yves Van de Verdon, un documentarista belga molto importante, i due registi di Harvard, Lucien Castaigne-Taylor e Lerena Paravel, Jennifer Beichwald, una delle registe più attive nel documentario appunto a sfondo ambientale. Quindi gli ospiti e le ospiti sono veramente tantissimi. Nel complesso, da quanti paesi? Ovviamente per un festival della nostra caratura e di questa ampiezza il disegno è sempre quello di cercare di raccontare il mondo nella sua interezza, per cui abbiamo opere che arrivano dal Sud America, ad esempio dedicate alle elezioni brasiliane che abbiamo appena visto concludersi, o a tutto quello che sta succedendo in Cile, ma abbiamo film ambientati in Asia, in Nepal, in India, abbiamo film ambientati in Africa, nel nord Europa. Quindi veramente credo che questa 63esima edizione del festival restituisca uno specchio molto ricco, complesso, sfaccettato del mondo in cui viviamo e di questa globalizzazione che attraverso il documentario ci può arrivare davvero davanti agli occhi grazie al cinema. Rispetto alle tematiche più urgenti come virus, come guerre e come ambiente soprattutto, ci sono molti lavori? Ce ne sono tanti sull'ambiente perché credo che anche le guerre sono tante, ma l'ambiente forse lo sentiamo proprio muoversi sotto i nostri piedi, e quindi
la questione del cambiamento climatico, degli allevamenti intensivi, del ridursi delle risorse idriche, devo dire, è molto presente anche al di là della sezione dedicata, perché attraversa poi film che sono collocati anche nelle sezioni competitive. Anche la guerra la si respira e ovviamente non si può non pensare anche al conflitto che sta catturando la nostra attenzione in questi mesi, anche se abbiamo fatto una scelta forse che va controcorrente, per cui non ci sarà un focus come hanno fatto in tanti dedicati all'Ucraina, ma abbiamo deciso di aprire la competizione internazionale con un film che si intitola How to Save a Dead Friend, che è girato da una regista russa molto giovane, che però una regista dissidente che è dovuta andare via dal proprio paese per poter raccontare questa storia, che è una storia d'amore di un'intera generazione oppressa e silenziata da un regime particolarmente atroce. Ci dai tutti i riferimenti internet? Tutto, a cominciare dal programma stesso, che è scaricabile in PDF, lo si può trovare sul sito www.festivaldeipopoli.org. Lì ci saranno anche tutte le notizie in tempo reale, la possibilità di scaricare un aggiornamento quotidiano dei film in programma e appunto sia il catalogo che la brochure di sala, quindi con il programma di sala più sintetico da scaricare e consultare comodamente. 63esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 5 al 13 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. A presto! Grazie a voi, a presto!